quello che si vuole raccontare in questo stand è come nascono le tendenze, cioè un ufficio stile quando comincia a programmare una collezione, che ragionamento fa e quali sono gli spunti e quali sono gli oggetti e quali sono tutte le cose che deve tenere in considerazione per creare una bella collezione o almeno una parte di una collezione. Per esempio qui ci sono due tendenze, quella più vicino a me e quella opposta. Una è più pensata per la scarpa sportiva, che naturalmente è una sneaker di lusso nel nostro caso, e un ufficio stile che ragiona, pensa a che tipo di persona potrebbe indossare questa scarpa e perché può averne bisogno o perché può avere il desiderio di possederla. Ecco allora che vediamo alcuni oggetti che vengono dal mondo dello sport, ma sono divertenti, quindi niente di active, niente di agonistico. Un oggetto che conosciamo tutti, che si indossa quando si corre. Vediamo dei materiali che sono fondamentali, perché come sappiamo la calzatura italiana ha al suo attivo la qualità dei materiali oltre che della costruzione, e vediamo poi degli spunti, dei riferimenti, per esempio una copertina di Wired con ritratto Zuckerberg, quello che ha inventato Facebook, che è l'ideale, l'icona ideale maschile di questo tipo di calzatura, oppure un libro che racconta come c'è una classe internazionale emergente, che sono dei nuovi ricchi, che fanno però mestieri per esempio legati all'informatica o a questo tipo di mondo. Poi vediamo ancora un metallo lavorato in una maniera particolare che ci fa pensare per esempio a quella che potrebbe essere una fibbia o un accessorio metallico per questo tipo di calzatura. Totalmente diverso, completamente un altro mondo, non necessariamente un altro uomo o un'altra persona, semplicemente un altro momento della vita, questo che un po' ironicamente abbiamo battezzato come iper sexy masculinity, quindi un maschio super sexy. Qui siamo in un mondo completamente diverso, per cui abbiamo immediatamente due materiali a contrapposizione, nero e argento, per una scarpa che non ha niente a che vedere con la sneakers. In questo caso questa è una scarpa sicuramente molto costruita, fatta in pelle con pochi tessuti tecnici o nessun tessuto tecnico, che parla a un mondo di maschile un po' autoriferito, molto attento al proprio corpo, molto attento anche alla propria sessualità, a mostrare un certo tipo di sessualità abbastanza aggressiva, abbastanza forte, maschia, dura. Un pochettino, se dobbiamo ricordare un film o qualcosa del genere, pensiamo un po' agli uomini di Matrix, questi con i grandi cappotti neri, i pantaloni di pelle nera, queste scarpe da città ma molto strutturate, con grande volume. E beh, qui l'abbiamo ricostruito in maniera scherzosa, c'è una pillola azzurra per esempio, ma poco importa, questa è anche un po' un piccolo show. Però bisogna dire la verità, chi fa questo lavoro negli uffici studi effettivamente si circonda di oggetti, raccoglie informazioni, film, libri, oggetti, oggetti di design, oggetti che magari non hanno niente a che vedere con la calzatura in quel momento, ma invece servono per concentrarsi e mettere a fuoco delle idee.